Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. D'altra parte, in realtà, lo disse lui proprio in un'intervista a Corriere della Sera, è la ragione per cui ha tolto la fiducia al governo Draghi, e però questa è una chiusura al campo largo. Ieri il sindaco di Roma Gualtieri ha rilanciato il termovalorizzatore, ha detto che si farà, che partirà, ha dato delle indicazioni stringenti. Matteo Orfini, che sta succedendo? È Conte che, come dire, che si sfila dalla... Ma sì, ma intanto che noi abbiamo ereditato una città sommersa dai rifiuti, ereditata dalla gestione di Virginia Raggi. Il termovalorizzatore serve a chiudere il ciclo dei rifiuti, a liberare finalmente strutturalmente Roma dalla monnezza. Cioè, e fare quello che avviene in tutte le grandi capitali europee. Quindi capisco la nostalgia di Conte per Virginia Raggi, ma noi su questo non possiamo tornare indietro e non torneremo indietro. Io ho ascoltato le parole di Conte, queste e le altre che voi, vi ringrazio, avete risparmiato di ripassare, in cui sostanzialmente insolentiva il Partito Democratico. In bocca al lupo al presidente Conte. Segnalo, lui è in maggioranza in Regione Lazio insieme a noi, ci è voluto entrare perché non c'era dall'inizio, ma con una faticosa trattativa ha messo addirittura due assessori nella giunta regionale del Lazio, che condivide insieme a noi, insieme al Terzo Polo. È un campo molto largo lì, sceglie di rompere questa alleanza. Ieri questo sostanzialmente ha fatto, tra l'altro anche con una tempistica sgradevole. È una conferenza stampa a due ore dall'evento in cui il sindaco di Roma faceva il resoconto del primo anno di lavoro, e quindi, diciamo, volutamente urticante. Io penso che il PD ne debba prendere atto. Ho visto dichiarazioni su questo abbastanza timide ieri di alcuni dirigenti regionali del mio partito, che hanno questa passione che io non ho mai condiviso per il cosiddetto punto di riferimento di tutti i progressisti. Io lo dicevo già allora, io sono abituato che i punti di riferimento di solito sono fermi, e in quanto tali sono punti di riferimento. Tu ti orienti guardando una cosa che è ferma e quindi capisci. Se un punto di riferimento si muove, perché prima sta con Salvini, poi sta con noi, domani non si sa dove, se ti orienti su quel punto di riferimento ti perdi anche te. Quindi suggerirei al Partito Democratico Nazionale del Lazio di chiudere questa vicenda e concentrarsi su una coalizione possibile con chi altro vorrà combattere per mantenere il centro-sinistra il governo della Regione Lazio. Quindi chiuso, è la fine del campo largo. Enrico Letta ha detto che il Conte è ossessionato dal Partito Democratico. Io penso che un partito vive anche di orgoglio e dignità. Dopo una conferenza stampa del genere si prende atto e si passa oltre. Non si continua a cercare un accordo con chi ti ha insolentito, con argomenti ridicoli peraltro, perché ripeto, se noi dobbiamo fare un termovalorizzatore a Roma è perché Roma è sommersa dai rifiuti dopo la gestione a Raggi. Francesco Verderami, come...